Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi siamo su Mountain Blade Warband. Si tratta di un gioco che io amo, veramente bello, appena rilasciato su PlayStation 4 a circa 20 euro in digitale e scatolato, ma è disponibile anche su PC, su Steam, a poco più di 10 euro, già da molti anni, dal 2010. È un titolo molto vecchio, quindi la grafica è molto datata. Questo gioco originariamente venne sviluppato da una coppia, marito e moglie, ebbe un grandissimo successo. Ora è in sviluppo Mountain Blade 2, che uscirà l'anno prossimo per console e PC. Che gioco è? Si tratta di un action RPG, si combatte in prima o in terza persona, melee o con l'arco o la balestra, nessuna magia. È un gioco di ruolo perché si ha una mappa molto vasta, noi partiremo come semplici guerrieri / contadini e dovremo conquistare territori, villaggi, espanderci, diventare magari re, sposare delle donne, arruolare uomini nel nostro esercito, equipaggiarli, addestrarli, fare battaglie epiche, creare alleanze, guerre, insomma... È un gioco vastissimo nella componente single player, la campagna, mentre nel multiplayer ci sono guerre, battaglie molto vaste. Non è in italiano, o meglio su PC lo è, la versione mia, grazie a una traduzione amatoriale, mentre su PC è solo in inglese e non supporta le mod. Allora, iniziamo subito con la campagna, se il gioco vi piace continuiamo, fatemi sapere. Cosa dice? Ti giunga il benvenuto nel mondo avventuroso di Mountain Blade Warband. Prima di cominciare a giocare devi creare il tuo personaggio. Ricorda che nella società tradizionale rappresentata nel gioco, guerra e politica erano normalmente dominate dai membri maschi della nobiltà. Questo però non impedisce che tu possa giocare con un personaggio femminile o uno che non sia di nobile nascita. I maschi nobili possono avere un inizio facile, ma donne e uomini comuni possono raggiungere tutti gli obiettivi. E questo potrebbe rendere ancora più interessante il gioco, quindi siamo noi a darci degli obiettivi. Continuiamo. Seleziona il sesso. È una traduzione amatoriale, quindi potrebbero esserci dei bug grafici o delle cose non tradotte bene. Maschio. La tua nascita ha avuto luogo in una terra molto lontana. Tuo padre era un nobile decaduto, un mercante, una guardia veterana, un cacciatore. Vedrei un cacciatore. Sei figlio di una famiglia che viveva nei boschi, i tuoi genitori cacciavano, tagliavano la legna, costruivano frecce e quando i tempi si facevano più duri si procuravano il cibo col bracconaggio. L'inverno non era mai una bella stagione, il freddo colpiva tanto le persone quanto gli animali, ma tu hai sempre trovato il modo di sopravvivere. I tuoi fratelli e sorelle non sono stati così fortunati, quindi non abbiamo né fratelli né sorelle. Ok, hai iniziato a conoscere il mondo da quando hai imparato a camminare e parlare, da giovane eri... No, nobile no, non c'entra niente. Apprendista di un artigiano, quasi quasi. Teppista. Io direi aiutante in un negozio. Essendo un ragazzo appena cresciuto inizia a lavorare come apprendista per un ricco mercante, imparando a commerciare col trascorrere degli anni. Ecco, col trascorrere degli anni, lavorando in negozi o guidando carovane, vabbè sì. Diventi presto una persona esperta nell'arte del comprare a basso prezzo, del vendere. Ok, quindi crescendo la vita di sempre cambiata decidi di iscriverti all'università. Lavorare il ferro. Oddio. Anche se noti il cambiamento all'improvviso, in qualche modo diventi un uomo e il mondo intero sembra cambiare intorno a te. Hai abbracciato la carriera del fabbro, crei oggetti utili e belli da vendere del semplice metallo. Con il passare del tempo diventi abile nel tuo campo, bla 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 bla. Ma presto le cose cambiano ancora e decidi di mettere in gioco la tua vita correndo verso l'avventura. Cosa ti ha spinto a questa decisione? Vendetta, la perdita di un amore, la brama d'avventura. Io direi la brama d'avventura. Solo tu sai esattamente cosa ti ha spinto a cambiare vita, ma te l'ho appena detto, è diventare una persona dedita all'avventura. Non hai nemmeno la consapevolezza di quando la tua casa è diventata una prigione, di quando i tuoi parenti ti sono sembrati banali, ma i tuoi sogni di partire ti hanno fatto maturare la scelta di cambiare la tua vecchia vita.
Sia che desideri di raggiungere qualche posto lontano, strade aperte e libertà di viaggiare senza meta, non puoi più sopportare di stare sempre nello stesso posto. Hai deciso di partire e non hai mai volto lo sguardo alle tue spalle. Andiamo. Oddio ragazzi, iniziamo con le traduzioni fatte male. Qui credo che vada il nome. Mettiamo un nome Michelao. Allora, vediamo. A cosa diamo punti? Power Strike. Guida dei cavalli. Prime cure. Che altro? Un po' di looting. Ok. Ecco qui le armi da utilizzare. Io partirei con quelle ad una mano, perché sono quelle più comuni da trovare all'inizio. Ok. Aumentiamo la forza. Ci siamo? Bene. Ok. Impostiamo un po'... la grafica, come vedete, è abbastanza brutta, però ve l'ho detto, è un gioco vecchio. Direi di non stare a perdere troppo tempo con il nostro personaggio. Mettiamogli un po' di cose casuali. Questo è il più simpatico. Oddio, i baffi. Ah, questi qua? No, bugia. Sono orrendi. Mettiamo questi. Oh, fantastico. Andiamo. Giungi in Carradia, una terra straziata da regni rivali che si combattono l'un l'altro per la supremazia. Un paradiso per i cavalieri di venture e mercenari. Tagliagole e avventurieri, tutti pronti a rischiare la vita alla ricerca di fortuna, potere e gloria. In questa terra che nasconde grandi pericoli e grandi opportunità, lasciare alle spalle il tuo passato e iniziare una nuova vita. Ora senti di avere tra le mani le chiavi del tuo destino. Ok, ti attendono grandi avventure. I racconti che hai sentito su Carradia e sui suoi regni hanno attratto il tuo interesse. Tu ti unisci a una carovana. Una nave. Andiamo nel regno di Svadia, che mi è più simpatico. Arrivi in carovana nel cuore di Carradia. Verdi germogli di grano. Vabbè, tu continui a tenerti alla larga dalle foreste dove gli uomini disperati hanno trovato rifugio. Ed è un sollievo quando tra una casa e l'altra scorgi il grande porto di Praven e dei suoi tetti dorati colpiti dagli ultimi raggi del sole del tramonto. La spossatezza ti coglie mentre cerchi una locanda a Praven e desideri solo addormentarti in fretta. Tuttavia ti svegli prima dell'alba col desiderio di esplorare l'ambiente circostante. Ti avventuri per le strade che sono ancora deserte e tutto ad un tratto senti un suono che farà brividire. Che ti farà brividire. E nel contempo ti mette in allarme. Il sibilo... Oddio. Di una lama che esce dal suo fodero. Oh, attenzione. Prepariamoci al combattimento. Combattimento molto tattico. Abbiamo una balestra. Vediamo. Ok. Dov'è il marrano? Eccolo là. No, non è andata bene. Vabbè, va. Prepariamoci ad attaccare. Aiuto. Volevi. Allora, dobbiamo direzionare l'attacco con il mouse. Cerchiamo... se lo colpiamo lo scudo, però... Oh, morto. Vediamo da dove attacca. Vediamo se riusciamo a pararlo. È morto ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Primo combattimento è andato bene. Io di però che palle che la traduzione fa pena. Prendiamo la spada. Salve. Mercante di Praven, state bene? Bene. State bene? Bene. Vedo che siete in vita. Per fortuna non sono sicuro che ti possa dire lo stesso per quell'altro. Siete solo di un ladro in meno. Era un ladro, a turbare le nostre strade di notte. Anche se il cielo sa che non sarà l'ultimo. Potresti aiutarmi in qualcosa? Andiamo a bere qua. Andiamo a parlarne dentro. Non so parlare oggi, non so perché, non so leggere. Qui fuori non sa mai ci potrebbero ascoltare. Andiamo in una casa. E mi vuole parlare.
Come vedete ragazzi, è un gioco di ruolo praticamente, molto molto bello. Ditemi se vi piace. L'inizio è stato così molto testuale, però migliora ragazzi, migliora, ve lo garantisco. Vediamo che vuole da noi. Ho dato un calcio. Ok, F. La mia proposta, ma oddio santo, cosa devo leggere? Ok, briganti, non sono sicuro. Leggiamo tutto. Il comandante della guardia ci dice che a causa di tutti questi scontri lungo la frontiera, come non uomini per tenere d'occhio le strade. Non sono sicuro. La spiegazione più logica sia che questi banditi hanno alleato all'interno delle mura. Quindi c'è qualcuno qui dentro che fa la spia, che li agevola per entrare inosservati e li aiuta ad identificare gli obiettivi particolarmente allettanti. La scorsa settimana, vedete, hanno preso mio fratello. Ok, quindi dovevamo trovare suo fratello. Ecco la mia proposta. Sembra che abbiate un po' di esperienza, quindi ecco quello che vi sto chiedendo di fare. Formare un piccolo gruppo, rintracciare i banditi fino al loro covo, dar loro una lezione che non dimenticheranno facilmente. Trovare e portare in salvo mio fratello. In cambio guadagnerete la mia gratitudine e un po' d'argento. Ok. Quindi ci serve aiuto. Però ci serve, perché andremo in un covo pieno di ladri. C'è sempre qualche ragazzo nei villaggi qui intorno alla ricerca di un lavoro più interessante che lavorare la terra o portare l'acqua. Quindi ci hanno dato 100 denari per reclutare un po' di gente. Vi ricordo che avete bisogno di almeno 5 uomini. Parliamo anche. Molto bene, signore. Andrò a reclutare alcuni uomini dei villaggi vicini. Bene. Li potete trovare nella taverna qui a Praven. Ok. Quindi andiamo a reclutare un po' di gente. Abbiamo ricevuto la nostra prima quest. Tutta buggata. Ok, recluta 5 uomini. 23 marzo 1257. Quindi dobbiamo trovare 5 uomini, ragazzi. Vediamo qua. Sono i log. C'è anche una sorta di Wikipedia. Ecco, ci sono i vari possedimenti. I vari personaggi influenti. Ok, direi di uscire. Andiamocene. Ok, ecco la mappa del mondo. Noi siamo il cavallo, possiamo incontrare anche dei cattivoni. Ecco la mappa, guardate quanto è grande. Vediamo cosa possiamo fare. Possiamo accamparci. Questi sono i vari rapporti. Cos'altro abbiamo? Ok, questo per le quest. Il nostro inventario, abbiamo del pesce affumicato e vari utensili. Che altro abbiamo? Il nostro pannello. Questa è la schermata dell'esercito, penso, credo, spero. Quindi noi siamo qui. Proviamo ad andare qui. Andiamo. Vediamo. Non sembra degno di nota. Un piccolo numero di campi, no? Ricordi che questo villaggio è terre circostanti, quindi non è un villaggio molto importante. Vediamo se c'è qualche volontario. 6 reclute. Reclutiamole. Bene, possiamo anche andare al centro del villaggio a esplorarlo. Però non ci interessa. Magari compriamo qualcosa da mangiare. Un pollo. Però quante monete servono? Mica me lo dice. Vabbè, prendiamolo. Va bene, è colpa della traduzione, ragazzi. Quindi ora abbiamo... questo siamo noi. E abbiamo il nostro gruppo, con il quale potremo anche parlare, come vedete. Possiamo migliorarli. Le statistiche. Bene.
Quindi ora dobbiamo andare a Praven a parlare con questo qui. Ah, c'è anche un torneo, però non ci interessa. Andiamo alla locanda a parlare col tipo. Non c'è nessuno in locanda, ok, eccolo qua. Oh, oh, oh. Bene. Aspetta, che dobbiamo fare ora? Non ho letto. Trova sconfiggio. Faraguati vicino a Praven. Ok, quindi c'è un gruppo di banditi qua vicino. Vediamo chi altro c'è qua. Possiamo anche reclutare gente. Riscattatore, vabbè. Parti. Vediamo di trovare sti tizi qua vicino. Banda di razziatori. Forse sono questi. Proviamo ad affrontarli, vediamo. Che cosa volete? Stavo cercando proprio te. Dimmi dove tenete i vostri prigionieri e vi lascerò andare. Liberano solo se pagheremo il riscatto. No, ma ho portato l'acciaio. Quindi che facciamo? Quindi possiamo scegliere di far attaccare le nostre truppe senza di noi, oppure caricare personalmente il nostro nemico. Però siamo in superiorità numerica, quindi andiamo. Ovviamente ora il nostro esercito è molto povero. Cioè, siamo praticamente dei contadini. Possiamo anche dare degli ordini. Ecco, per esempio, mantenere questa posizione. Oppure, seguitemi. Il nostro esercitone. Il cavallo l'ho lasciato perché non sono ancora in grado di combattere bene a cavallo. Eccoli! Lanciano le pietre. Dai, uno è andato. Prepariamoci allo scontro. Ah, non ho lo scudo. Perché non ce l'ho? Dai, attacchiamoli. Dai, 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 attaccate. Ne è rimasto solo uno. Fategli del male. Pestatelo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Grandissimi, grande vittoria. Questo è un combattimento molto semplice, il primo combattimento. Poi immaginatelo con 100-200 uomini sul campo, tutti organizzati. Bene, grossa vittoria. Però non ho più lo scudo, non so perché. Vabbè. Bene amici, diciamo che questo è il nostro primo assaggio. Vediamo del nemico. Non si è perdito nessuno, neanche nessun ferito. Ok, vediamo. No, vediamo questo commento, questa discussione. Risparmiatemi, risparmiatemi. Quindi voglio informazioni. Dimmi dove trattenete. Ok, non abbiamo fatto alcun male. Lo teniamo nel nostro nascondiglio vicino a Azkad. Ok, quindi dovremo... Non abbiamo fatto prigionieri, quindi dovremo andare lì. Possiamo effettuare degli upgrade, ecco. Ho effettuato l'upgrade di un'unità. Dipende in base alla loro esperienza in combattimento. Ok. Vediamo cosa abbiamo di buono. Non so nemmeno le loro statistiche di questa roba. Per ora prendiamola. Pietre, no? Che cazzo me ne faccio? Bene, amici. Prossimo obiettivo, dobbiamo andare qui in nascondiglio dei rapitori a liberare quel tizio. Purtroppo è un bellissimo gioco, ma la traduzione, come vedete, ha molti problemi, specialmente con le statistiche. Cosa ne pensate? Volete altri video di questo gioco? Fatemelo sapere nei commenti, lasciate anche un bel like e condividete il video a tutti i vostri amici. Bene, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!